saluto a tutti e bentrovati a La Decisione, il nostro programma di approfondimento giuridico. L'amore in eccesso incenerisce anche i cuori, e di cenere parliamo questa sera con i nostri ospiti che vi presento subito. Bentrovato Giancarlo. Grazie, buonasera. E buonasera ad Ermelinda. Buonasera. Un nome particolare questo, Ermelinda. Molto particolare. È tutto un programma, mia sorella, sa? Bello tu. Sì. No. Liti tra fratello e sorella. Ma no, liti, ci amiamo, per carità, siamo sempre fratello e sorella. Vi volete bene? Questo. Sì, però poi quando ci va di mezzo il cuore e i sentimenti, a volte... E soprattutto le ceneri. A volte c'è qualcosa che non va e la sistemiamo. Avremmo voluto fare a meno di essere anche qui e di esporre le cose di casa nostra... Pubblicamente, ma è cocciuta. E quindi abbiamo bisogno di un aiuto, di una parte che ci dia un aiuto a prendere una decisione importante. Non andare abbiamo bisogno oltre, del nostro avvocato. Vergogna. Okay. Facciamo entrare. Vergogna. Non dico altro. Lo facciamo entrare subito l'avvocato. Stia calma, signora. È pazzo. Ermelinda. È pazzo. Allora, vi presento il nostro avvocato, facciamo entrare il nostro avvocato Elisabetta Saffioti. Buonasera, ben trovato avvocato. Buonasera, ben trovati. Buonasera, grazie. Allora, mi lascio a Giancarlo e Ermelinda. Prego. Benissimo. Grazie, grazie. Signor Giancarlo, allora ci esponga le ragioni di questa... Cara avvocata, io sono stato costretto a ricorrere alla sua decisione. Lui è sempre costretto. Abbiamo bisogno di un aiuto per una disputa che poteva anche non essere assolutamente tale, però mia sorella non vuole ragionare e quindi dobbiamo ricorrere a lei. Le spiego. Vergognati. Ora, io sono abituato, io vivo a Milano da una vita, la mia famiglia è lì, sono abituato in un certo modo, mia sorella non mi accompagna, quindi la pregherei gentilmente, l'avvocato, se... Non lo interrompa, signora, gentilmente, sentiamo cosa... Io espongo le mie cose, poi mia sorella dirà anche la sua, e se è modo, in maniera civile, di condurre questa cosa, ti prego, sorella, per l'amore che ci lega. Le spiego. Noi perdemmo nostro padre tanto tempo fa, mia madre è rimasta qui nel nostro paese con mia sorella, sì. E io, per ragioni di lavoro e poi per l'opportunità che ho avuto con mia moglie e con la mia famiglia nuova, mi sono trasferito a Milano. Vivo a Milano da 30 anni e ormai è nordico. E ormai, insomma, comunque grazie a Dio sono entrato in un mondo più civile, con aspettative e con prospettive più ampie. Perché dico questo? Poi le spiegherò. Comunque la situazione è questa: l'anno scorso nostra madre stette male, si aggravò, aveva bisogno di cure e di assistenza. Da parte mia non ho assolutamente avuto alcun dubbio, alcun ripensamento, accompagnato amorevolmente da mia moglie, a trasferirmi, mettermi in aspettativa dal lavoro e trasferirmi di nuovo nel nostro paese di origine. Ho estirpato dalla loro normale vita e i miei figli, io ho un maschio e una bambina più piccola, li ho portati qui e da un anno viviamo e abbiamo assistito nostra madre insieme amorevolmente. Sì. Due mesi fa purtroppo nostra madre ci ha lasciato. Aspetta. Cucucciarino. Ah, mamma. È fuori di testa, io non... Sì, sì. Le spiego che cosa vuol dire. Poi esprimiti gentilmente in italiano, perché altrimenti anche l'avvocato non ti capisce. Che diventa orzo bimbo o concime per le piante. Nostra madre in questo momento è stata sepolta a fianco al nostro padre nel cimitero cittadino. Vengo dunque immediatamente e espongo qual è la mia richiesta. Ho ben pensato, come è da due mesi cerco di convincere anche mia sorella, che la soluzione ottimale nel nostro quadro familiare è che i nostri poveri defunti, avendo io a Milano una cappella di famiglia, della famiglia di mia moglie, avevo proposto a mia sorella di prendere i nostri cari defunti. Ormai il nostro padre è molto più da più di 30 anni e quindi è poco è.
e proponevo a mia sorella la cremazione di nostra madre. Con una cosa molto semplice, civile, la cremazione di nostra madre, e così collocare i nostri defunti a Milano, dove possono essere assistiti e comunque dove abbiamo la possibilità, sia io che mia moglie e in un futuro anche i miei figli, di portargli il doveroso rispetto di un fiore almeno una volta a settimana. Anche perché qui io sarei distante dai miei cari e le ripeto, abbiamo abbandonato il nostro lavoro, la nostra famiglia, tutto a Milano per trasferirci qua. Io sono in aspettativa da un anno e ho fatto tutto questo perché nostra madre aveva bisogno di cure e di assistenza. Quindi il suo interesse è ritornare comunque a Milano. Insieme a ciò proponevo anche a mia sorella, se mi lasci finire, perché io ho sempre pensato a te e al tuo futuro. Intanto è ancora il borsello, negli anni 70 si usava da noi. Ma che ne sai tu di queste cose? Sei milanese ormai. Ma che ne sai te di queste cose? Ma dai, mica, ma smettila per cortesia, fammi finire. Perché proponevo a mia sorella di alienare i nostri beni che abbiamo qua, visto che nostra madre è defunta, alienare i nostri beni, vendere le nostre proprietà. Alienato sei e tu. Con la sua parte mia sorella avrebbe potuto acquistare una casa a Milano e trasferirsi anche lei con noi ed essere tutti insieme in una realtà più civile e più degna comunque di, anche per le sue prospettive, lei non rimarrebbe da sola, avrebbe comunque l'amore dei suoi nipoti, mio, di mia cognata, vivi degnamente a fianco a noi, vicino a noi, e avremmo con noi anche i nostri cari defunti. Mi sembra una richiesta legittima da parte mia, non credo di chiedere oltre e ripeto, ho abbandonato tutto il mio lavoro, la mia famiglia, ho estirpato dalle loro abitudini la mia famiglia per trasferirla in Calabria, portarla di nuovo qua per un anno. Come ho fatto questo dovere, ritengo anche legittimo poter chiedere la possibilità di continuare a dare il giusto pensiero ai miei genitori, portandoli vicino a me. Sua madre, la interrompo, scusi, sua madre aveva espresso desideri? Sì. Ora parlo io. Va bene, mia madre aveva assolutamente, non ha mai né detto né sì né no. Tu non sai essere... quello che ha detto la mamma, stai zitto. Come perché non tu so, eri sono Milano. Stato per un zitto. Anno con lei, devi io, stare che cosa zitto. Ne sai? Vergogna. E dici tu, vediamo vergogna. Che cosa hai da dire. E taci. Taci. Dica signora. Allora, prima è morto papà, nostro padre. L'ho appena detto, inutile che ripeti. Dopo tanti anni si è ammalata la mamma, io sono signorina, vivo con loro in casa, vivevo con loro in casa, poi mancando papà sono rimasta con mamma che poi si è ammalata e l'ho accudita io personalmente, solo io, lui ogni tanto telefonava, come sta la mamma, come sta papà, veniva d'estate e poi valigie e a Milano. Un anno fa decide di... Dice, sai, la mamma si è aggravata. Un anno fa, quando mamma aveva bisogno di maggiore assistenza. La mamma si è aggravata, quando capisci aveva quando maggiore parlo? Di assistenza. Mi capisci? Figurati se mi tiravo indietro. Silenzio. Mi metto in aspettativa e me ne vengo giù. È arrivato con moglie e due figli. Hai da dire su questo per caso? Poi. Mia moglie non ha fatto... Quando, a momento debito, taci. Io non la riconosco più, ho lasciato una sorella e sto trovando una megera. Cose incredibili. Tu invece sei sempre stato così. Sono stato sempre con tutto l'amore del mondo verso la mia famiglia. Sì, hai la tua famiglia, la tua questo? Famiglia. Non lo so. La tua famiglia. Arriva, dici, ma mamma è malata, come facciamo? I bambini in casa, non è giusto, questo, quello. Per cui noi, io e mamma, affittiamo un appartamento al signorino. Tu che c'è? E a tutta e zitto. Mamma ha deciso mamma che era meglio per tutti che vivessimo in questo modo, e visto poi, che... Mi fai finire. E poi, quindi lui, la moglie e i figli vanno a vivere in questo appartamento che pagavamo noi. Sì. E poi, sì, avvocata, la mattina io facevo la spesa e trovavo il pesce, e il pesce fresco per i bambini, e lo vicendo per questo. Mio fratello, infatti, e mi rinfacci pure questo. È arrivato che era così, e guardate quanto si fici. E mi rinfacci pure questo. Dai zitto. Perché io non ti ho mai portato niente. E poi i funghi, e poi questo. Non ti ho mai portato niente. Dopo circa 6 mesi, la mamma si è aggravata ancora di più, quindi lui veniva a fare anche le notti, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto.
Ho assistito amorevolmente mamma quando c'è stato sempre e io lo volevo, lo vedevo sempre smanettare sul computer, sul telefonino, ma che fa, ma che non fa, non è che guardava mamma, mamma la guardavo come io, non guardavo mamma. Lui smanettava sul mentre computer. Lei dormiva, io facevo l'altro. E che fa, infatti lui lavorava, quindi io ho fatto delle indagini e vengo a scoprire che non era vero niente, che si era messo in aspettativa, perché lui continuava a lavorare per la società di Milano da qua, perché doveva fare la contabilità qui a distanza. Facevo delle quindi cose che potevo fare soltanto zitto. Io non, era non potevo lasciare, se avevano bisogno di me. Ma è perché devi dire falsità famiglia del genere? A farsi ma la per bella quale vacanza? Ragione? Okay. Ma che cosa ti ho fatto di così male? Ma perché devi comportarti così? Perché a loro, perché queste falsità? Interessano solo i soldi. Ma pensi smetti i soldi, ma chi li ha mai badati? Dopo chi li ha mai badati? Dalla morte di mamma, la sua bella mogliettina si avvicina e mi dice: sai, la mamma, quando mai hai chiamato mamma? Mai, sai, la mamma, ma le volontà della mamma, le ultime sempre volontà, mi ha chiamato e mi ha detto: la collana di perle vere, ma non quella forse che hai il collo? No, queste sono mie. La collana di perle vere, mamma voleva che la portassi io per ricordo. Per ricordo di che? Il figlio, entrando nello studio di mio padre, dice: oh zia, guarda, le medaglie del nonno, io voglio avere un ricordo del nonno, magari queste me le porto a Milano. La collana resta dov'è e i medagli pure. Se vogliono il ricordo del nonno, ti faccio una fotografia di un nonno, di medagli e ti porto a Milano, ok? La bambina ancora è ma che cosa c'entra quel povero ragazzo? Ma non vanno al di là del tavolo, perché se no chissà cosa avrebbe anche voluto. Per mia figlia è qualcosa da dire. Ma sei, è arrivata ad essere di una malvagità incredibile, non ho che cosa dire. Foto davvero del nonno, davanti foto a questo della medaglia e foto da ma quel povero ragazzo, okay? Ma quel povero ragazzo vuole un ricordo del nonno da portare tangibile con sé. Che cosa c'è di male che ti chiede le medaglie? Ma finché il nonno che è stato vivo fa? Non è mai venuto che a vederlo. Ma se era un ragazzino come non ha mai venuto? Ma che cosa dici? Non veniva con me quando veniva con me. Inoltre, posso andare avanti? Ma cosa devi andare avanti? Posso andare avanti? Che cosa? Stai zitto? Ma a dire cosa? Dica, ti faccia la faccia tanta? Mi minaccia, sì. Mi minaccia, avvocato, mi minaccia. Basta, mi minaccia. Moderiamo i toni, su. Mi minaccia. Signora, vada avanti con la sua esposizione. Ora se ne viene con questa pazzia, perché è un pazzo, è un folle, con questa pazzia. Posso capire, prendiamo le ossa di papà e portiamole a Milano, ma fino a un certo punto, perché la volontà di mio padre, suo padre, e di mia madre, sua madre, era quella di stare qua. Noi vogliamo essere sepolti nella terra dove siamo nati. È chiaro, nel cimitero della nostra piccola città. Ma che cosa punto cambia? No. Il ricordo si la porta nel cuore, dei morti il si rispetto deve si porta col ricordo e con la memoria, certo, nonno, con certo. Che cosa vuol dire? Chiedo che cosa scusa, vuol lei dire? Risulta quindi perché che i suoi genitori abbiano espresso questa cosa? Assolutamente no, a me non risulta, no, c'è la sua parola contro la mia. Certo, a me questa cosa non risulta, altrimenti avrei fatto comunque, in ogni caso avrei prestato fede a questa cosa, ma a me non hanno risulta lasciato nemmeno un testamento. Non hanno lasciato testamento e a me questa cosa non risulta. E comunque non vedo cosa ci sia, per questo poi alla fine le dicevo, ma apriti la mente, cerca certo di capire tu ce come l'hai stanno aperta le cose. La mente. Cosa c'è di male? La cremazione nord è il futuro, certo, cioè nel senso non c'è nulla di strano, non c'è nulla di male e comunque non è che i cimiteri possono ospitare tutti, diventerebbero più grandi i cimiteri dei centri abitati. Questo è poi non vedo cosa ci sia di male. La mamma conservare era non cattolica, apostolica e romana. E tu sei e una bigotta, sorella. E tu se sei parla una bigotta. Che cosa quando vuol dire che tu ti crederemo? Che cosa vuol dire, okay, che non e ti mentimo su essere cristiani, cattolici e praticanti? No. Sei una povera bigotta, e sorella. Poi ora vuole la e questa è la testimonianza di quello che vuol dire essere rimasta taci chiusa lì a casa con le tue sei una e zitella. Taci. E le ceneri della mamma magari addirittura le spargiamo a unghie. Sei diventata per uno prati, yogurt. Ma agila tu credi come che uno poi yogurt ti crescano le piantine sei della mamma e del papà? Mi pare che le piantine ti fumassi tu. Sei impazzito. Sei agita come lo yogurt.
Non se ne parla nemmeno, la mamma e papà resteranno qua. Vabbè, la tua, nel cimitero la tua del loro paese contro la mia, ognuno è, abbiamo e modo, non si crema niente, siamo nessuno. Stati costretti a venire qua, adesso avremo modo di sentire che cosa succederà. Io non credo di chiedere nulla, capito? Di strano, e mi auguro di essere accompagnato dal codice civile. Ti devi vergognare, non credo di aver chiesto il nulla di strano. Il codice civile non ti può accompagnare, non chiedo in questa nulla tua di strano. Vergogna. Non chiedo nulla di strano, non sto, e basta. Non c'è niente di strano in quello che sto chiedendo. Ancora. Non sto toccando né l'eredità e né nulla. Certo, tutto a ti sto dicendo e che poi, ho il diritto come te di avere Milano, i miei genitori vicino. Ti compri una casa e ti così puoi iniziare a stare nipote magari. E a chi gliela vuoi lasciare? Ecco a chi? Qua, visto, perché? Cosa ecco ci sarebbe qua di male? C'ha la sede Previte, ma noi. E da Sancille Previte e fai quello che vuoi. Basta. Non ho capito. Che cosa ritieni di ottenere con e questo Milano io non vengo, e con questo ostruzionismo? E certo, vivi e devi vivere da sola per forza. Perché sei una cocciuta. Sei una cocciuta bigotta. E basta. Sei una cocciuta bigotta. Devi più. Dovresti avere per la gioia di poter vivere con la tua famiglia. Non dovresti avere nessun pensiero famiglia? E nessun timore ora a venire con noi. Avvicinati. Sei una bigotta. Certo. Ora ci siamo avvicinati. Da un anno da quando avevate capito che sei, la mamma se ne sarebbe andata. Ma sei assolutamente fuori di testa. Il panettone non prima dove te lo mangiavi parola a Milano? Ma, non, ma per cortesia. Telefonavi. Per auguri, cortesia. Buon Natale, sì, e auguri. Finiva là. Ogni Natale ho trascorso qua. O Natale o Capodanno sono stato sempre con me. A bruciamo e poi con la cucciarina. La cucciarina. Come l'orzo bimbo. No, come lo yogurt che sei tu. La cucciarina con cime per mangia le piante. Mi scusi, avvocata, mi perdoni. Non è mio costume essere così, ma è veramente fuori di testa. Certo, invece tu. Ah no, che c'entra? Azzeccato. Ci dai tu. Le va soluzioni bene migliori ce l'hai tu. Va bene, quindi andiamo alle richieste finali, se me le può sintetizzare cortesemente. Io le sintetizzo, vorrei avere la possibilità, ancora, per come sono stato disponibile e per come ho fatto il mio dovere, era assolutamente il mio dovere, quello di assistere i miei genitori, avere la possibilità senza dover litigare continuamente con mia sorella e dover ricorrere a situazioni diverse, mi la possibilità, di trasferire nella cappella di famiglia a Milano, nel cimitero di Milano, mio padre e mia madre, e di portarli con me. E nella completezza delle cose provvedere alla cremazione, certo, dei resti di mia madre. Così benissimo. Poi dammi lei, per formaggio. No, assolutamente si no. Mamma e papà richieste restano qua e non si crema nessuno. L'unica crema che lui può mangiare è quella pasticcera. Va bene, grazie. Mi ritiro per la decisione. Grazie, grazie a lei. Adesso la nostra avvocata si è ritirata per la sua decisione, vedremo quello che deciderà, appunto, no? Deciderà. Si deve vergognare, questo individuo. Una storia. Ma devo continuare a tenerla, ad averla di fronte? Mi posso girare di spalle, per cortesia? No, beh, che non la sopporto più. Lo so, è un modo di dire. Se ti giri di spalle. È un modo di dire. Certo, rischio la vita con te, certo, in questo momento. Perché sei diventata irriconoscibile. Come siete arrivati a questo? Perché è impazzito? Perché punto non vuole ragionire, mi assale. Mi assale, io ho delle semplici e oneste richieste, senza nulla togliere a niente, niente a nessuno. Vuole senza nulla mamma togliere a nessuno. Niente a nessuno, cosa c'è sempre sua madre anche, oh, no? Ma appunto, cosa, è la volontà qual della è mamma? La volontà di poter, la voglia di poterla tenere con me e andare a trovarla una volta a settimana e portarle un fiore e togliere qualcosa a qualcuno. Ma lei non può, potrebbe lei. Ma perché non potrebbe? Le ho detto, l'ho vado invitata a venire con noi. Portare i fiori alla mamma. L'ho invitata poi a venire con noi, qual è ma perché le dovrebbe lasciare tutto per ma perché dovrebbe vivere qua da sola, ma quando la sua famiglia a Milano potremmo essere tutti felici e contenti. Certo, su, perché la zia perché c'ha la pensione, lui c'ha i due bambini, perché? Avete capito? Non ho mai avuto bisogno di te, no, lo sai. Certo. Non ti ho mai chiesto niente e tantomeno e i miei figli. E poi se tu vuoi vedere la niente mamma e gli vuoi portare un fiore, ti fai il biglietto, ogni 15 giorni viene e gli porti il fiore. Questa la è mamma la resta dove ti è nata. Ti punto sembra una cosa corretta, basta, questa? Non che ci io si debba discute prendere l'aereo ogni volta per venire quando tu potresti trasferirti su. Ma io non voglio trasferirti, io qua c'ho che la cosa mia c'è vita di strano? Con ma quale cose vita che sei chiusa in casa? E invece la tua com'è a Milano? Ah, perché la mia com'è la a Milano? La signora che io tu abiti al terzo piano? Io la abito signora al terzo del quarto piano piano, come si chiama?
Non lo so come si chiama, a me perché là, ritieni, che abbia, la tua vita. Non chi, ritieni che abbia importanza? Vergognati. Perché tu conosci chi ti sta a fianco? Che certo, certo, perché fate le due comari tutte e due. Conosco. Siccome non avete certo. nient'altro da fare, invece vi fate tu... le due comarelle tutte e due. Ma tu vai a certo. messa al Duomo? Io vado a messa dove mi capita, a Roma, posso scegliere a Milano, posso scegliere dove andare. Sui Qual Navigli, è il problema? A Monteleone. Anche, sì, sì, che questa è la vita. No, questa è la vita, fa parte anche di altre cose. Ma c'è tutto un mondo che si apre avanti. No, rimani qua, perché rimani puoi lavorare qua come anche sei. Da qua. Rimani vorrei... qua come sei, con la tua mente chiusa. Scusa un attimo, io vorrei capire se la sua è una forzatura nei confronti di sua sorella. E come? Cioè, perché prendere la mamma che è già sepolta, farne un cremino, come diceva la signora? Ma cioè, che lei cremino? È una cosa normale. Sì, è normale. Ma è una certo. cosa assolutamente civile, lecita e normale. Ormai ed è il futuro. Ed è il futuro. Ed è il futuro, assolutamente sì, il futuro. Ma se qua c'è la cappella di famiglia. C'è no, il... qua non c'è la cappella di famiglia, c'è a Milano una cappella di famiglia. Che dove non tra è l'altro della nostra non ci costerebbe famiglia, neanche è della nulla. La famiglia di sua moglie. Non costerebbe neanche nulla. La mamma? A terra. La terra, come allora, era la in loro un loculo, volontà. In un loculo cimiteriale Vicini. Che ha un costo. A Milano abbiamo una cappella di famiglia dove non costa assolutamente nulla. Hai una cappella di famiglia. Abbiamo. Anzi, abbiamo, a tua moglie fa parte della mia famiglia, della nostra famiglia. Okay, no. Adesso non ti conviene più, no. non ti piace ma più. Che la scusa, lei parlava di volontà della madre. Sì. Cioè, mi ha sempre detto. Io l'ho espresso proprio. Sì, a voce mi ha sempre detto che lei vuole essere sepolta nella terra dove è nata. E lei non queste a me non mia mamma, mai ascoltato. A me mia ma madre ha sempre mai. Detto fate quello che no, vi che no. conviene di più a voi. Fate quello che per voi ritenete sia la cosa migliore. Non c'era mai. Fate quello che voi ritenete che sia più giusto, assolutamente. E il più giusto senza dire. Secondo lui più giusto un cucciarino. Accogliamo con cucciarino e aspargiamo come l'orzo bimbo. Ma che cosa cambia se dopo dieci anni tutti diventiamo genere? Bigotta che dopo non sei altro. Dopo quanti anni vuole bigotta Dio? Bigotta che non sei va altro. Bene. Sei una bigotta. Oh. Ma perché non è possibile. La cremazione? Ma guardate. Ma per una ragione di spazio, perché a Milano siete tutti tac. Certo, certo. Perché in un'urna c'è tutto quello che è l'essenza. Non c'è bisogno di altro, non c'è bisogno di spazi diversi. Assolutamente. La no, dice che la metterà in cappella a Milano. Può stare in cappella, assolutamente, perché se no già poi vorrebbe dire troppo nella sua mentalità chiusa e retrograda. E quindi. Non esiste. Mettitelo guarda, in testa, non esiste. Ho e già se discusso abbastanza. Così, ho già discusso abbastanza e ho sprecato tanto fiato tanto, su questa non cosa. Non avrai con te. Ragione, ora vedrai. Che Dio ora ci vedrai. Che Dio mi assista. E parli di Dio, e sempre, parli di Dio. Sempre. E vuoi la cremazione sempre. E parli di Dio. Perché che c'è di male? Vergogna. C'è qualcosa che la impone, che la vieta? Vergogna. Eh? Ti devi c'è qualcosa vergognare. Che la vieta nel Vecchio ancora. Nuovo Testamento? Ti disse che ti faccia facci tanto. Ancora minacciosa e minacciosa non la riconosco più. Avevo lasciato quando una santa. Un anno arretto, era una santa era questa così. Donna. Era poi una santa questa donna. Questa donna quello che io portavo, per tutta guardate la vita, quanto si per tutta la vita fatto bene però insomma. E la vita sedentaria che ho fatto per assistere nostra certo, madre. Certo, per assistere sua era. Mamma e lavorava col computer. Perché a Milano avevo modo di poter fare palestra, di certo, andare a fare footing. Queste cose non le ho potute più fare. Ma lei perché glielo impedisce Ermelinda? Per partito preso. No, perché, non per partito preso. Perché non può per vedere mia moglie adesso. Mamma, non si sa cosa gli ha fatto perché mia moglie. È giusto che i miei genitori perché mia moglie qui. Non si anche sa che cosa qua gli ci ha fatto. Sono io. Giustamente allora, perché ci chiesto, sono io perché siccome mia moglie le ha chiesto la collana di perle che casomai mia suocera mia mamma gli avrà gentilmente voluto donare no, lei vero, si è niente. Capito fantasie, questo è diventato è diventata questo e i medagli di un sei, nonno sei irriconoscibile vorrei capire qual è il problema che mio figlio ti chiede le medaglie storiche di papà. Le medaglie storiche di papà problema? Devono rimanere nel suo studio, punto. Questa è. Ma non potrebbe, essere, non potrebbe donarle al suo nipote. Dovresti essere fiera che tuo gliele nipote donava ci tiene. Se il nonno voleva, gliele avrebbe donate quando era ma quando? Quando aveva tre anni anche pensava perché? Papà è morto così, d'amblè, purtroppo. Sì, d'amblè. Perché altrimenti e ti avrebbe sistemato. Visti? Ti avrebbe sistemato. Quando sei arrivato e che era già morto. Ti ha trattato troppo bene, papà.
ti ha trattato troppo bene. Vergognati. Vergognati tu. Ti ha trattato bene, papà. Troppo bene. E perché sua moglie? Questa è la ragione. Lei è invidiosa, è gelosa, capito? Perché è gelosa di sua? Questa è gelosa. Non sono gelosa. No, perché io casomai ho una vita felice e lei è rimasta da sola come una truzza. Vergogna. Che non mi riesce io manco a dirlo. Io sono rimasta da sola perché ho accudito i miei genitori. È stata una scelta mia, capito? È una scelta tua. Tu te ne sei andato a Milano. Mi rinfaccia. Mi rinfaccia. Poteva lavorare anche qua. E basta. Per restare bigotto come te. No, per restare con la famiglia. Dovresti essere felice. Per restare dovresti con la famiglia, con le medaglie che hai un fratello realizzato. Vergogna. Dovresti essere felice di avere un fratello realizzato. Ma realizzato in che cosa? Ma per cortesia. Lei cosa fa nella vita? Nulla. Che deve fare? Che deve fare? Nulla. Ha vissuto sempre con mamma. Che cosa? Non ha avuto della chiesa. Non ha avuto mai bisogno di fare nulla. E per questo è combinata così. Perché non ha mai avuto uno stimolo in vita sua. Questo è il frutto e il risultato. Ma vede, questo vive? È. Che poi... Come vive? Come si guadagna da vivere lei? Io sto bene, sono sta bene. E certo, perché mamma. Poi mi pagano ogni tanto, con il coro, qualcosina mi danno. E il matrimonio. E lui è invidioso perché lui deve lavorare, invece io no. Io devo lavoro e sono felice del lavoro che faccio, porto avanti la mia famiglia e cresco i miei figli. Certo. Tu sei rimasta chiusa e legata a quella, caso, miseria che ti danno quando vai a fare quattro canzoni. In ogni caso ma non per è questo cortesia. il problema non sei mai voluta crescere. Non sei mai voluta crescere. Il problema non è questo. Non sei mai voluta crescere, stai chiusa in casa, tu. Ma non puoi infatti, pretendere di bloccare. Si diventano tutti i capiti. Non puoi pretendere di bloccare. E io non mi pitto come a te, capito? Io non mi pitto. Vergognati. Mi sconvolgi, tira fuori il peggio di me questa donna riesce a tirare fuori il peggio di me. Eravamo una coppia indissolubile, un fratello e una sorella che andava è riuscita a diventare così acida da essere riconosciuta. Da quando si è sposato? Da vent'anni, perché vent'anni fa se n'è andato. Certo. E dovresti solo essere felice. Natale. Acqua no, perché era poco. Scusate. E poi d'estate, dovresti essere contenta. Per scroccare, per dovresti mangiare, essere felice per tuo fratello e invece sei ti comporti così. Sei irriconoscibile. Basta. Sei quella irriconoscibile. La sua ragione, però non l'abbiamo capito. Cioè portare la mamma, però c'è la necessità. Sei già sepolta nella terra, c'è la necessità di prenderla. Ma perché non dare a noi la giusta la possibilità di poter ossequiare nostra madre e nostro padre e di potergli portare un fiore egoista prima ancora io e mia moglie e dopo anche i suoi nipoti. Egoista. Un giorno, prima o poi, anche lei morrà. Te. Perché? Vabbè signora, però lei pure dovrà andare. Anche lei, anche lei morrà. C'è una sonda che va in chiesa. A quel punto che devo fare? Veramente venire da Milano in aereo ogni volta per mettere un fiore a mia mamma? Dove sta il problema? Perché una volta morta la signora, prende anche la signora e se la porta a Milano. No, ma vuole. Io lei la lascio qua in tutte e due gli spazi che libererò portando mio padre e mia madre una volta fra cent'anni è morrà. Lui che non ancora mi è presto per la signora. Ancora è presto, io le auguro lunga vita. L'importante bene. È che non rompa però. Ha detto l'importante bene. È che si apra, quando poi che si apra la mente. Io... Ti che prendi si apre chi la mente. E te li porti a Milano, ma finché io vivo, mamma e papà resteranno qua. E vedi non si parla di cremazioni. Vedi ciao. Che lo fai apposta. Basta. Vedi che lo fai apposta. Non basta. Devi dare la possibilità né a me né ai tuoi nipoti di poter andare a ossequiare e portare il giusto pensiero ai nostri genitori. Ma se tu te la porti a Milano, la possibilità tu la togli a me. Sei ottusa. Perché io non vengo sei a Milano ottusa. Con voi. Però sei ottusa. Chiaro? Mi stupisce la ti ho proposto una vita bella vicino ai tuoi fratelli. Ma la vita bella, la mia vita ma bella quale? È qua. Cosa? Ad andare a fare cosa? Ma che a cosa stare, vuoi? A stare con la tua commarella della finestra anche. A fianco e allora? A vedere e allora? Chi passa dal balcone? E allora? Questa è la vita allora, bella che fai? E allora? Che cosa ti è rimasto? Io a Milano non vengo? Vieni invece, no, e non verrò vieni. Mai. E stati a casa. E mamma resta qua con me. E stati a casa. Questo lo stabilisce il giudice. E tu poi vedrai. Fai no, quello che vuoi. Avvocato. L'avvocato, mi chiedo scusa. Allora, io vorrei capire una cosa. L'avvocato. Parlate come se la mamma fosse un oggetto, però questo mi stupisce. No, cioè, non è assolutamente. Porto, me la poso. No, no, sta travisando assolutamente. È un oggetto. Non è assolutamente cioè, un oggetto. Modo, cioè, è vale la pena accanirsi, cioè litigare. Cioè, la mamma
vorrebbe tutto questo. Ma assolutamente, la mamma non c'è, assolutamente mi ha detto sempre, mi ha sempre detto, lo ripeto come ho detto prima, che lei mi ha sempre detto fate quello che ritenete più giusto. A me va sempre bene tutto, poi lei viene fuori che dice che le sue volontà sono altre. Ma scusami, Giancarlo. Ma poi che cosa, qual è il problema? Voglio dire, perché no? Lo dice solo ed esclusivamente per farmi un torto. La mamma non è mai venuta a Milano da viva e te la devi portare da morta. Non è mai andata a Milano. No, mai. Non l'ha mai voluta far venire. Mai. No, ma no, esce dal suo ambiente. Lei non ha mai voluto. Non ci ha mai invitato. Non ha mai voluto. Ci ha mai invitato. Sei una falsa. Venite e state in albergo. Sei una falsa, basta. Venite e state in albergo. Ma se casa mia ha tre stanze e camere da letto. Mica per noi. Ah, no, e lo dici tu questo. Lo dici tu. È duro, capire la realtà dei fatti, cioè lei Giancarlo dice una cosa, Ermelinda ne dice tutt'altra, certo. Insomma, vedremo la decisione del nostro per questo avvocato. Ricorriamo all'avvocato, perché comunque evidentemente riteniamo tutte e due di avere non ragione. Chiedere nulla di strano. Allora, bene, adesso prima di far rientrare il nostro avvocato ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, voi rimanete con noi, a fra poco per la decisione. Buonasera a tutti e bentrovati a La Decisione, il nostro programma di approfondimento giuridico. L'amore in eccesso incenerisce anche i cuori e di cenere parliamo questa sera con i nostri ospiti che vi presento subito. Bentrovato Giancarlo. Grazie, buonasera. E buonasera ad Ermelinda. Buonasera. Un nome particolare questo, Ermelinda. Molto particolare. È tutto un programma, mia sorella, sa? Bello sì. Ah no. Liti tra fratello e sorella. Ma no, liti, ci amiamo per carità, siamo sempre fratello e sorella. Vi volete bene? Questo. Sì, però poi quando ci va di mezzo il cuore e i sentimenti a volte. E soprattutto le ceneri. A volte c'è qualcosa che non va. E la sistemiamo. Avremmo voluto fare a meno di essere anche qui e di esporre le cose di casa nostra pubblicamente, ma è cocciuta. E quindi abbiamo bisogno di un nostro di un aiuto, di una parte che ci dia un aiuto a prendere una decisione importante. Non andare abbiamo bisogno oltre del nostro vabbè, avvocato. Vergogna. Okay. Facciamo entrare. Vergogna. Non dico altro. Lo facciamo entrare subito l'avvocato, stia calma signora. È pazzo. Ermelinda. È pazzo. Allora, vi presento il nostro avvocato, facciamo entrare il nostro avvocato Elisabetta Saffioti. Buonasera, ben trovato avvocato. Buonasera, ben trovati. Buonasera, grazie. Allora, mi lascio a Giancarlo e Ermelinda. Prego. Benissimo. Grazie, grazie. Signor Giancarlo, allora ci esponga le ragioni di questa... Cara avvocata, io sono stato costretto a ricorrere alla sua decisione. Lui è sempre costretto. Abbiamo bisogno di un aiuto per una disputa che poteva anche non essere assolutamente tale, però mia sorella non vuole ragionare e quindi dobbiamo ricorrere a lei. Le spiego. Vergognati. Ora, io sono abituato, io vivo a Milano da una vita, la mia famiglia è lì, sono abituato in un certo modo, mia sorella non mi accompagna, quindi la pregherei gentilmente l'avvocato. Non lo interrompa signora, gentilmente, sentiamo io espongo le mie cose, poi mia sorella dirà anche la sua, se è modo in maniera civile di condurre questa cosa, ti prego sorella, per l'amore che ci lega, le spiego. Noi perdemmo nostro padre tanto tempo fa, mia madre è rimasta qui nel nostro paese con mia sorella e io per ragioni di lavoro e poi per l'opportunità che ho avuto con mia moglie e con la mia famiglia nuova mi sono trasferito a Milano, vivo a Milano da 30 anni e ormai è nordico. E ormai, insomma, comunque grazie a Dio sono entrato in un mondo più civile con aspettative e con prospettive più ampie.
Perché dico questo? Poi le spiegherò. Comunque la situazione è questa: l'anno scorso nostra madre stette male, si aggravò, aveva bisogno di cure e di assistenza. Da parte mia non ho assolutamente avuto alcun dubbio, alcun ripensamento, accompagnato amorevolmente da mia moglie, a trasferirmi, mettermi in aspettativa dal lavoro e sì, trasferirmi di nuovo nel nostro paese di origine. Ho estirpato dalla loro normale vita e dai miei figli, io ho un maschio e una bambina più piccola, li ho portati qui e da un anno viviamo e abbiamo assistito nostra madre insieme, sì, amorevolmente. Sì. Due mesi fa purtroppo nostra madre ci ha lasciato. Aspetta. Cucucciarino, ah mamma. È fuori di testa, io non sì, sì, le spiego che cosa vuol dire. Poi esprimiti gentilmente in italiano, perché altrimenti anche l'avvocato non ti capisce. Che diventa orzo bimbo o concime per le piante. Nostra madre in questo momento è stata sepolta, sì, a fianco al nostro padre nel, sì, cimitero cittadino. Vengo al dunque immediatamente e, ecco, espongo qual è la mia richiesta. Ho ben pensato, come è da due mesi cerco di convincere anche mia sorella, sì, che la soluzione ottimale nel nostro quadro familiare è che i nostri poveri defunti, avendo io a Milano una cappella di famiglia, della famiglia di mia moglie, sì, avevo proposto a mia sorella di prendere i nostri cari defunti, ormai il nostro padre è molto più da più di 30 anni e quindi è poco è. E proponevo a mia sorella la cremazione di nostra madre. Con una cosa molto semplice, civile, la cremazione di nostra madre, e così collocare i nostri defunti a Milano, dove possono essere assistiti e comunque dove abbiamo la possibilità, sia io che mia moglie e in un futuro anche i miei figli, di portargli il doveroso rispetto di un fiore almeno una volta a settimana. Tu sei pazzo. Anche perché qui io sarei distante dai miei cari e le ripeto, abbiamo abbandonato il nostro lavoro, la nostra famiglia, tutto a Milano per trasferirci qua. Io sono in aspettativa da un anno e ho fatto tutto questo perché nostra madre aveva bisogno di cure e di assistenza. Quindi il suo interesse è ritornare comunque a Milano. Insieme a ciò proponevo anche a mia sorella, se mi lasci finire, perché io ho sempre pensato a te e al tuo futuro. Intanto è ancora il borsello, ancora... negli anni 70 si usava da noi. Ma che ne sai tu sei milanese cose? Ormai. Ma che ne sai te di queste vergognati cose? Ma dai, mica, ma smettila per cortesia, fammi finire. Perché proponevo a mia sorella, sì, di alienare i nostri beni che abbiamo qua, visto che nostra madre è defunta, alienare i nostri beni, vendere le nostre proprietà. Alienato sei e tu. Con la sua parte mia sorella avrebbe potuto acquistare una casa a Milano e trasferirsi anche lei con noi ed essere tutti insieme in una realtà più civile e più degna comunque di, anche per le sue prospettive, lei non rimarrebbe da sola, avrebbe comunque l'amore dei suoi nipoti, certo, mio, di mia cognata, la casa, certo, vivi degnamente a fianco a noi, vicino a noi, e avremmo con noi anche i nostri cari defunti. Mi sembra una richiesta legittima da parte mia, non credo di chiedere oltre e ripeto, ho abbandonato tutto il mio lavoro, la mia famiglia, ho estirpato dalle loro abitudini la mia famiglia per trasferirla in Calabria, portarla di nuovo qua per un anno. Come ho fatto questo dovere, ritengo anche legittimo poter chiedere la possibilità di continuare a dare il giusto pensiero ai miei genitori, portandoli vicino a me. Sua madre, la interrompo, scusi, sua madre aveva espresso desideri? Sì. Ora parlo io, se ha finito lui ora parlo, sì, io. Va bene, mia madre aveva assolutamente, non ha mai né detto né sì né no per essere... Tu non sai quello che ha detto la mamma, stai zitto. Come perché non tu so, eri sono stato per un zitto, anno con lei, devi io, stare che cosa zitto, ne sai? Vergogna. E dici tu, vediamo vergogna che cosa hai da dire. E taci. Taci. Dica signora. Allora, prima è morto papà, nostro padre. L'ho appena detto, inutile stai che zitto ripeti. Dopo tanti anni si è ammalata la mamma, io sono signorina, vivo con loro in casa, vivevo con loro in casa, poi mancando papà sono rimasta con mamma che poi si è ammalata e l'ho accudita io personalmente, solo io, lui ogni tanto telefonava, come sta la mamma, come sta papà, veniva d'estate e poi
valigie e a Milano. Un anno fa decide di, dice, sai, la mamma si è aggravata. Un anno fa, quando mamma aveva bisogno di maggiore assistenza. La mamma si è aggravata, quando capisci, aveva quando maggiore parlo di assistenza. Mi capisci? Figurati se mi tiravo indietro. Silenzio. Mi metto in aspettativa e me ne vengo giù. È arrivato con moglie e due figli. Hai da dire su questo per caso? Poi. Mia moglie quando, non ha fatto... Quando, a momento debito, taci. Io non la riconosco più, ho lasciato una sorella e sto trovando una meggera. Cose incredibili. Tu invece sei sempre stato così. Sono stato sempre con tutto l'amore del mondo verso la mia famiglia. Sì, hai la tua famiglia, la tua questo? Famiglia. Non lo so. La tua famiglia. Arriva, dici, ma mamma è malata, come facciamo? I bambini in casa, non è giusto, questo, quello. Per cui noi, io e mamma, affittiamo un appartamento al signorino. Tu che c'entri? E a tutta tu? È zitto. Mamma ha deciso, mamma, che era meglio per tutti che vivessimo in questo modo, e visto poi, che... Mi fai finire. E poi, quindi lui, la moglie e i figli vanno a vivere in questo appartamento che pagavamo noi. Sì. E poi, sì, avvocata, la mattina io facevo la spesa e trovavo il pesce, e il pesce fresco per i bambini, e lo facevo per mio fratello, infatti, e mi rinfacci pure questo. È arrivato che era così, e guardate quanto si fici. E mi rinfacci pure questo. Dai zitto. Perché io non ti ho mai portato e poi niente. I funghi, e poi questo. Non ti ho mai portato niente. Dopo circa 6 mesi. La mamma si è aggravata ancora di più, Caino. Quindi lui veniva a fare anche le notti, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto. Ho assistito amorevolmente mamma quando c'è stato sempre bisogno. E io lo vedevo sempre smanettare sul computer, sul telefonino, ma che fa, ma che non fa, non è che guardava mamma, mamma la guardavo come io, non guardavo mamma. Lui smanettava sul mentre computer. Lei dormiva, io facevo altro. E che fa? Infatti, lui lavorava, quindi io ho fatto delle indagini e vengo a scoprire che non era vero niente, che si era messo in aspettativa, perché lui continuava a lavorare per la società di Milano da qua, perché doveva fare la contabilità qui a distanza. Facevo delle quindi cose che potevo fare soltanto io, non potevo vero lasciare, se avevano bisogno di me. Ma è perché devi dire falsità famiglia del genere? A farsi ma la per bella quale vacanza? Ragione? Okay. Ma che cosa ti ho fatto di così male? Ma perché devi comportarti così? Perché a loro, perché queste falsità interessano solo i soldi. Ma pensi, smetti i soldi, ma chi li ha mai badati? Dopo chi li ha mai badati? Dalla morte di mamma, la sua bella mogliettina si avvicina e mi dice: sai, la mamma, quando mai hai chiamato mamma? Mai, sai, la mamma, ma le volontà della mamma, le ultime sempre volontà, mi ha chiamato e mi ha detto: la collana di perle vere, ma non quella così, forse che è il collo. No, queste sono mie. La collana di perle vere, mamma voleva che la portassi io per ricordo. Per ricordo di che? Il figlio, entrando nello studio di mio padre, dice: oh zia, guarda, le medaglie del nonno, io voglio avere un ricordo del nonno, magari queste me le porto a Milano. La collana resta dov'è e i medagli pure. Se vogliono il ricordo del nonno, ti faccio una fotografia di un nonno, di medagli e ti porto a Milano, ok? La bambina ancora è ma che cosa c'entra quel povero ragazzo? Ma non vanno al di là del tavolo, perché se no chissà cosa avrebbe anche voluto. Per mia figlia hai qualcosa da dire. Ma sei, è arrivata ad essere di una malvagità incredibile, non ho che cosa dire foto davvero del nonno, davanti foto a questo della medaglia e foto da ma collana. Quel povero ragazzo, okay? Ma quel povero ragazzo vuole un ricordo del nonno da portare tangibile con sé. Che cosa c'è di male che ti chiede le medaglie? Ma finché il nonno che è stato vivo fa? Non è mai venuto che a vederlo. Ma se era un ragazzino come non ha mai venuto? Che cosa dici? Non veniva con me quando veniva con me. Inoltre, posso andare avanti? Ma cosa devi andare avanti? Posso andare avanti? Dire che cosa? Stai zitto? Ma dire cosa? Mica ti faccia la facci tanta? Mi minaccia. Mi minaccia, avvocato. Mi minaccia. Basta. Mi minaccia. Moderiamo i toni, su. Mi minaccia. Signora, vada avanti con la sua esposizione. Ora se ne viene con questa pazzia, perché è un pazzo, è un folle. Con questa pazzia. Posso capire, prendiamo le ossa di papà e portiamole a Milano, ma fino a un certo punto, perché la volontà di mio padre, suo padre, e di mia madre, sua madre, era quella di stare qua. Noi vogliamo essere sepolti nella terra dove siamo nati.
È chiaro, nel cimitero della nostra piccola città. Ma che cosa cambia? No, il ricordo si porta nel cuore, dei morti il rispetto si porta col ricordo e con la memoria, certo, non con certo. Che cosa vuol dire? Chiedo che scusa, cosa lei dire? Risulta quindi perché? Che i suoi genitori abbiano espresso questa cosa? Assolutamente cose, no, a me non risulta, no, c'è la sua parola sì. Contro la mia. Certo, a me questa cosa certo. Non risulta, altrimenti avrei fatto comunque, in ogni caso avrei prestato fede a questa cosa, ma a me non hanno risulta. Lasciato nemmeno un testamento. Non hanno lasciato testamento e a me questa cosa non risulta. E comunque non vedo cosa ci sia, per questo poi alla fine le dicevo, ma apriti la mente, cerca certo, di capire tu ce come l'hai stanno aperta le cose. La mente. Cosa c'è di male, la cremazione nord, è il futuro, certo. Cioè nel senso non c'è nulla di strano, non c'è nulla di male e comunque non è che i cimiteri possono ospitare tutti, diventerebbero più grandi i cimiteri dei centri abitati, questo è, poi non vedo cosa ci sia di male. La mamma conservare era non cattolica, apostolica e romana, e tu sei e una bigotta sorella, non e tu se sei parla. Una bigotta, che cosa quando vuol dire che, non, tutti che cosa vuol dire okay. Che non, e ti mentimo su essere cattolici televisione. E praticanti, no, sei una povera bigotta sorella. E poi ora vuole la e questa è la testimonianza di quello che vuol dire essere rimasta taci. Chiusa lì a casa con le tue sei una e zitella le taci. E le ceneri della mamma magari addirittura le spargiamo.